began to swing. Should have heard this knockdown jailbird sing. Let's rock. Everybody, let's rock. Everybody on the old cell block. Who's dancing to jailhouse rock? Una nuova puntata di 5 minuti due volte al giorno, il rapporto che c'è fra musica, musicisti e carcere. Oggi, Patti e il Califfo. E tu? E no? E lei? Fra noi? Vorrei? Non so che lei o no? Le mani, le sue, pensiero stupendo. Dalla Repubblica del 28 maggio 1992. Quando l'altra sera è arrivata al carcere femminile di Rebibbia, la notizia si è sparsa in un baleno. Hanno arrestato Patti Pravo. Sì, Patti Pravo la cantante. L'hanno presa i carabinieri, pare per una storia di droga. Ecco, così cominciava la vicenda del 1992, appunto, in cui Patti Pravo fu arrestata per presunto possesso di droga. È rimasta qualche giorno nel carcere di Rebibbia e poi è stata scarcerata. È tornata a parlarne ultimamente, anche negli ultimi tempi, in alcune trasmissioni televisive, sempre con il suo atteggiamento da quella divina che è sempre e comunque la divina Patti, appunto. Di quell'arresto ha detto addirittura che cercavano Maradona. Siamo nel 1992, non so neanche se Maradona era ancora in Italia. Comunque cercarono Maradona e trovarono lei. Lei dice però che le droghe le ha provate tutte tranne quella cocaina che stavano cercando. Quindi alla fine una mezza confessione, un po' sì e un po' no. Ma tutto quello che riguarda la Patti lo lasciamo andare, perché lei è sempre comunque divina. L'incontro, un'emozione che ti scoppia dentro, l'invito a cena dove c'è atmosfera, la barba fatta con maggiore cura, la macchina a lavare ed era ora, hai voglia di far centro quella sera. D'accordo, ma poi tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia, ma noia, no. Franco Califano ha vissuto una vita ricca di eccessi, tra night sfavillanti negli anni d'oro della musica, sbronze colossali, utilizzo di droga, fino ad arrivare anche a essere arrestato. La prima volta che fu arrestato era il 1970 per uso di sostanze stupefacenti. Era la vicenda che vedeva anche coinvolto Walter Chiari, che contribuì anche a stroncarne la carriera. Comunque il Califfo da quella esperienza uscì assolto. Finì in carcere una seconda volta nel 1983. Anche questa volta per uso di sostanze stupefacenti e possesso abusivo di armi. Era l'inchiesta che vedeva coinvolto anche Enzo Tortora. E comunque anche da quella volta Califano uscì assolto successivamente, con formula piena. Maledetta noia. Notte d'amore per sistemare casa un pomeriggio, sul letto le lenzuola color grigio, funziona tutto come un orologio. Band was jumping and the jump began to swing. Should have heard